on Buonasera, buonasera, ben ritrovati a tutti amici sportivi, nuovo appuntamento il primo di questo 2014 ci eravamo lasciati il 23, l'antivigilia di Natale poi naturalmente il 30 vi abbiamo mandato come ormai è consuetudine eh, occupando questo spazio con quello che noi amiamo chiamare un anno di sport sulle nostre frequenze una serie, una trentina di avvenimenti sportivi più importanti che noi abbiamo curato durante la passata stagione poi il giorno dell'Epifania, anche noi abbiamo festeggiato più o meno la Befana, insomma, in, sotto certi aspetti e adesso eccoci qua con questo nuovo appuntamento. Riprendiamo con lo stesso entusiasmo di prima, con la stessa voglia, ma soprattutto riprendiamo ancora con tanti ospiti e eh, soprattutto tanti sport. Anche quello di questa sera, nella prima parte conosciutissimo, i nostri ospiti li conoscete già, c'è Fabio Santus eh, eh, che fa parte della eh, nazionale per quanto riguarda le, la maratona. Per quanto riguarda appunto, eh, lo sci di fondo sulle lunghe distanze, e poi c'è il responsabile, il presidente responsabili del eh, fans club eh, Pasini Santus parleremo anche di questo fans club che ha vissuto davvero anni importanti per il passato e andremo a vedere quale sarà il futuro sto parlando di Manfri naturalmente che eh, tutti voi conoscete anche perché eh, è un eh, diciamo così scusami Fabio se lo dico ma è quasi più famoso di te nell'ambito dello, dello, eh, mm -hmm. dello sport mm -hmm. in generale Dai, questo come battuta naturalmente ci può stare nella seconda parte invece ed è Tanti, tantissimi anni che non ospitavamo più eh, uno sport in questo senso, avremo eh, gli amici Cavalieri Prealpini. Chi sono? È un gruppo che si è formato già da qualche, da qualche anno. Amano andare a cavallo, amano fare queste cavalcate e naturalmente per eh, passione, per sport eccetera, ci racconteranno le loro avventure anche perché tutti gli anni organizzano una manifestazione in giro eh, per una settimana circa a scoprire anche nuovi, nuovi sentieri, nuove località, a scoprire un po'... Eh, tutto quello che è il mondo della natura visto eh, in sella ad un cavallo. Parleremo con questi nostri amici nella seconda parte. In questa prima parte innanzitutto con Fabio Santos e eh, visto che la stagione è in pieno nel vivo, eh, andiamo a chiedere subito come è iniziata, come sta proseguendo Fabio. Beh, la stagione è iniziata con, eh, con la sgambeda, eh, è stata una gara diciamo difficile perché... Siamo arrivati all'arrivo allo sprint finale in una trentina di persone, quindi sono stati numerosi i contatti e abbiamo avuto dei problemi anche con dei, con dei doppiati e niente, comunque una ventesima posizione. Eh, anche se però, vabbè, un po' diciamo, giustificata eh, dal giorno prima perché ho corso anche a Davos la Coppa del Mondo 1.30 e quindi diciamo che non ero proprio tanto riposato e, Niente, ho fatto due gare in due giorni e adesso vediamo questa settimana domenica abbiamo una gara Allianz ancora di 42 km, speriamo di, di essere protagonista. Certo, eh, mi fa piacere pensare che hai ancora comunque la stessa voglia di quando, di quando hai iniziato a fare queste lunghe distanze. Ma la voglia, voglia c'è ancora, diciamo, non è più la voglia che avevo quando ero più giovane perché... Logicamente il passare degli anni cioè, si, si sentono, e, però, nonostante tutto, diciamo per adesso mi diverto ancora. Alcune giornate mi diverto, altre un po' meno, però si cerca di tenere duro e l'obiettivo è di primo obiettivo principale di, di finire comunque questa, questa stagione. Certo, poi si vedrà, ma sono sicuro che potrai continuare ancora, eh, ricordando che eh, Fabio Santus gareggia per il gruppo sportivo dei Carabinieri, dunque esatto. eh, anche eh, sotto questo aspetto diciamo che sei seguito in, per eh, fino, fino in fondo anche per quanto riguarda i materiali, le attrezzature e così via eh, la sgambetta di Vigno se non vado errato, se Alla non Vigna, ricordo male è stata quella che ha aperto la stagione, poi naturalmente c'è però per te, eh, visto che anche eh, per quanto riguarda la Coppa del Mondo ti sei sempre difeso, c'è anche questo, questo obiettivo, oltre alle gare diciamo qui nella più conosciute come Gran Fondo, via. Sì, no, diciamo che il mio obiettivo principale è appunto questo, il circuito di, di queste Gran Fondo di Coppa del Mondo. Poi la mia partecipazione alla gara di Coppa del Mondo, diciamo, vera in sé, in sé, è uscita un po' così all'ultimo all momento in quanto mi è arrivata una convocazione e, e quindi niente, sono, mi sono recato a Davos per, per, per partecipare a, a questa gara. e... Non so, in ottica magari Olimpiadi, non so se intendevi quello. Certo, eh, infatti arrivavo essere... con questa domanda a dire l'obiettivo sarà poi quello di, come si dice, prepararsi bene perché fra un mesetto circa. Sì, ci saranno appunto, cominceranno le Olimpiadi, per quanto mi riguarda se una partecipazione ci, ci, ci può essere magari nel, in una 50% anche se però diciamo, lo reputo difficile perché non ho partecipato alle, alle selezioni che, dovevano essere, cioè, che, che si dovrebbero fare per, per partecipare appunto a queste Olimpiadi e, e penso che i nomi dei partecipanti alle Olimpiadi li abbiano già dati. Perciò non, no, no, anche no. se ti hanno convocato per Davos <ride> però hai poca fiducia che tu possa... Sì, ho, non, non ci spero neanche, sinceramente, fa niente. Ti, come ti ripeto il mio obiettivo era quello del... Delle, delle lunghe distanze della Coppa del Mondo Generale. Le Olimpiadi non ci ho pensato, anche perché a, a 38 anni è giusto che, che vadano qualcuno, magari di più giovane. Beh, non, insomma, per certi aspetti dobbiamo dire sì, che. Però... Eh, la maturità completa di un atleta eh, forse per quanto riguarda questo sport che è di fatica fa una fatica incredibile forse avviene un po' prima dei 38 anni sì. però insomma a 38 anni ci sono ci stati ci sono stati dei grandi campioni che hanno recitato comunque una parte sì. importante no? perciò la storia di questo sport ce lo insegna e eh, poi come hai detto tu giustamente per carità largo ai giovani tra l'altro mi sono entusiasmato come eh, non mi capitava da tempo domenica mattina a vedere, eh, a vedere eh, quel ragazzo giovane Pellegrino nella, sprint, Pellegrino, Pellegrino. Pellegrino nella sprint che ha davvero fatto cose incredibili. Questo vuol dire che forse qualcosa dietro si muove, mm. dai. Ma qualcosa adesso sta uscendo, soprattutto con, eh, con Pellegrino nelle, nelle sprint, con la Gaia Werck anche lei nelle sprint, che si è classificata al quarto posto, e soprattutto con eh, Roland Clara. Che diciamo, sono questi tre personaggi, diciamo, italiani al momento che potrebbero magari fare qualcosa alle prossime Olimpiadi. Certo, sono lontani da quella che è la tua disciplina. Disciplina che però anche tu ti sei convertito un po' più avanti, non, non sei partito proprio con queste distanze, no? Sì. No, io ero un po'. Sì, diciamo, facevo distanze un po', non dico corte, però dalle 15 alle 30 15:30 distanze. Medie, sì, e medie medie e erano le mie preferite, anche se non disdegnavo già gare lunghe come le 50 in Coppa del Mondo. E, e quindi diciamo sono stato sempre un po' più portato a, a, alla resistenza, a, alla fatica, a, alla lunga distanza. Certo, e chissà mai che insomma, prima di chiudere la tua carriera, e che non credo, non voglio sperare che non sarà, alla fine di fra tre mesi quando finirà questa stagione ma sarà più in là chissà mai che arrivino anche eh, altre soddisfazioni. Ti ringrazio intanto, vado con eh, Manfri, allora eh, Fabio Santus è a questo punto è rimasto solo nel eh, fans club eh, Pasini santus perché Pasini sta per Renato Pasini, Renato Pasini che ha chiuso. Eh, già da due anni fa mi pare l'anno scorso, no, 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 scorso. scorso ha gareggiato ancora, sì eh, praticamente ha chiuso la sua carriera e ha deciso di dedicarsi all'insegnamento nello Ciclub Gromo e ci viene spontaneo visto che eh, siete diventati come fans club famosi in tutto il mondo, lo dobbiamo dire perché grazie all'entusiasmo che tu hai saputo propagare, grazie ai risultati che hanno saputo dare loro perché poi alla fin fine contano di più i risultati anche se l'entusiasmo va di pari passo, eh, diciamo così verrà a mancare un po' di quel sano tifo che fa parte insomma, anche di questo sport, perché la vitalità che avete sempre portato voi del, del fans club in giro per il mondo ce l'avevano in pochi, così mi è stato riferito. Eh. Buonasera, sì, questo è un po' quello che appunto ci sentiamo dire dagli altri ed è giusto che siano gli altri a, a giudicarci. Eh, noi quest'anno con eh, l'uscita dall'agonismo appunto di, eh, di Renato Pasini e eh, col fatto che Fabio invece continua quest'anno e altri 12 anni così dice, eh, abbiamo deciso proprio il direttivo del Fascava direttivo di accompagnare ancora una stagione, quindi fare ancora un nuovo tesseramento, una nuova stagione per supportare il, il nostro Fabio Santus. Eh, sicuramente non verrà meno l'affetto neanche dopo se dovesse continuare per l'amor del cielo però a livello proprio associativo quello che è l'associazione fans club con tanto di codice fiscale annesso diciamo che chiuderà a fine di questa stagione Vogliamo chiudere eh, ripercorrendo quelli che sono stati tutti i nostri eventi che generalmente abbiamo fatto in ogni stagione, e per ognuno di questi eventi lasciare un piccolo segno, un piccolo simbolo duraturo. Ecco, è un po' nata da lì: non una festa finale unica di chiusura, di dismissione del tutto, ma è una liquidazione, diciamo, man mano che viene avanti in questa ultima stagione. E infatti abbiamo fatto così quest'estate salutando Renato con il tributo agli U2 in piazza, no? c'è stato appunto un gruppo rock, c'erano gli olimpionici, c'era Fabio, c'era Fabio Pasini, abbiamo omaggiato il sindaco di una bandiera olimpica per lasciare appunto in, in comune, nel municipio, un simbolo di questi fantastici atleti e nel proseguo è stato così anche con il tesseramento, la nostra tessera eterna, quella perenne che... Eh, tutti i soci devono per forza di cosa avere e in quella sede abbiamo lasciato eh, un, un bracciere apposito per fare le caldarroste, perché noi abbiamo sempre iniziato con la castagnata in piazza e l'abbiamo lasciato e donato al Proloco. E così via dicendo ne abbiamo in cantiere anche diverse e faremo ancora questa stagione a fianco del grande Fabio oh, con tutti i nostri soci eh, per chiudere appunto questa nostra avventura. Certo, mi sembra, eh, fammi, fammi capire, ragioniamo su questo perché così ci illustri dall'alto anche dalla tua conoscenza eh, di questo sport, eh, forse questa decisione di chiudere il fans club viene dal fatto che dietro, non dico tanto lo ciclato di Gromo, ma anche qui nella nostra zona, non c'è qualcuno che può sostituire quello che ha fatto eh, Renato e quello che sta facendo ancora Fabio? Cioè non vedi delle grandi, dei grandissimi atleti? Ma direi che questo è indipendente perché nasce il fans club Santus Pasini e, e quindi eh, deve anche così chiudere. Eh, altrimenti po avremmo potuto conglobare altri atleti ce ne saranno di sicuro magari forse non fra sei mesi ma fra qualche anno ma comunque è un'avventura che dura 12 anni innanzitutto per questi qua è... Eh sempre nel gruppo rosso, sempre in nazionale cioè pensavamo di accompagnarli fino al, all'anno olimpico a Torino 2006 e invece siamo di nuovo qui per cui se ci fosse, mi auguro che ci fosse qualche altro giovane in futuro ne nascerà poi un altro fans club insomma. certo, ti darai da fare insomma si daranno da ecco. fare, mi darò da fare adesso si vedrà un po' in che forma <ride> nascerà ma. va bene, secondo te eh, come vedi anche eh, Agromo che è sempre stata una bella fucina di, di, di piccoli campioncini. Come vedi il futuro, anche in proiezione di 3, 4, 5 anni? Insomma, Vabbè, eh, in corso c'è ancora un buon Fabio Pasini, che anche lui sì, con no. i denti sta un po' lottando per guadagnarsi il posto anche per soci, per le Olimpiadi. Successivamente dobbiamo un po' così eh, anche fare una premessa che eravamo abituati un po' troppo bene, eh, per cui avere subito lì il riciclo puntuale di un altro campione che va in nazionale e quindi ben figura, bisogna avere pazienza, bisogna avere pazienza, continuare con i ragazzi, continuare con i, con i giovani. Eh, tramandare questa passione e sono convinto che se non subito ma fra qualche anno di sicuro qualcuno salta fuori. Guardando appena fuori dal vostro uscio di, di Gromo... E trasferendoci qui a Clusone c'è Fabio Vullo che sembrava. Sì, Giovanni Gullo. Eh, Giovanni, scusami, sì. Giovanni, eh, Gullo sembrava eh, dovesse fare chissà che cosa, poi si è un pochettino fermato. Ma quest'anno è anche andato bene perché ha vinto un paio di gare, è tornato a vincere anche l'Europa Cup, eh, anche lui si stava guadagnando un posto olimpico, non so, magari l'ha anche preso. Questo adesso bisogna chiedere ai tecnici. Eh, però, signori, è difficile a dar continuità, a essere sempre ad alto livello. Eh, ce ne sono di buoni, anche più giovani, ci sono dei ragazzini che vanno bene, eh, sia a Gromo che a Clusone, eh, anche ad Ardesio. Eh, bisogna avere pazienza perché non si inventa nulla. Eh. Soprattutto in questo sport dove la fatica è principe. Eh sì, appunto, la, la fatica, il fatto di cercare un qualcosa che possa divertire questi ragazzi perché. Il punto critico, 15, 16, 17 anni, è se gli dici ci alziamo alle 6, corri due ore e veniamo a casa, vai a letto, cioè non è che invogli parecchia gente. Ecco, bisogna trovare proprio una chiave di volta che possa in qualche modo così stimolare un po' questi ragazzi. Certo, guardando a livello generale, Manfri, il fondo eh, internazionale sta recitando stanno recitando un ruolo importante i norvegesi, insomma lì sono un gruppo, è vero che questi si alzano al mattino già con gli sci ai piedi, perché per forza lì è una cosa, però insomma probabilmente hanno anche veramente qualcosa in più nella scuola, eccetera, qualcosa di, che viene tramandato da, da anni, da, da, da decine di anni, perché è impossibile che io nella staffetta di, di dello sprint che abbiamo visto uh -huh. settimana scorsa c'erano staffette con tre norvegesi addirittura poi un italiano, un francese, beh, cioè invece lì questi sono... sono... Eh, gli scandinavi, loro l'hanno un po' inventato, diciamo, questo sport, eh. dicevano che il postino si muoveva con gli sci di fondo e andava a consegnare le lettere per dire, ma eh, però vediamo anche qui eh, dalle nostre parti, eh, sono due mesi che tentano di organizzare una gara e non c'è la neve, cioè anche solo partendo da quel fatto lì, loro questo non è un problema di sicuro che tocca loro e in più la formazione loro sono molto più metodici loro già da ragazzini si staccano i due mesi vanno a fare eh, prendono pause per fare altre attività cioè sono molto più strutturati e organizzati di noi in tutto non solo nello sci di fondo io voglio, vorrei fare magari banale ma un, un accostamento recentemente eh, sui filmati del Rudy che, che, ci ha, mm. eh, che stiamo proiettando stiamo mandando in onda adesso al sabato sera e Rudy diceva una cosa: è stato in Etiopia, sugli altipiani. Faccio il paragone, no? E eh, diceva eh, per forza, che eh, praticamente questi atleti che arrivano dall'altopiano, certo. loro arriva una, una camionetta, arriva una jeep eh, e ci cominciano a correre. <ride> Questa jeep parte, e cominciano a correre dietro per chilometri e chilometri: due, tre, quattro. Non ha niente da fare. I ragazzini eh, 14, 13, 14, 15 anni ci corrono. Cioè, siamo partiti, siamo andati via dal villaggio dove siamo arrivati diceva, e hanno corso dietro alla camionetta salutandoci per due o tre chilometri ma, e, e tenevano il, la velocità. Della camionetta ecco tanto per fare il paragone, poi per forza arrivano i grandi atleti etiopi che sulle lunghe distanze o medie e medie distanze eh, prendono tutto. Così la stessa cosa anche dallo sci. pare di poter dire, eh, sì. insomma, chi ha abbondanza di neve sì, non sì, deve sì, certamente sì, peregrinare a sinistra e a destra o sparare la neve sì, sì, sì. per permettere una gara. Direi di questo, proprio di sì. Eh. Dopo, chiaramente, bisogna metterci un qualcosa perché l'organizzazione, la federazione, in qualche sì, modo, sì. Poi, potrebbe eh. fare qualcosa in più. Adesso non nascondo perché eh, di sicuro potrebbe proporsi un po' di più potrebbe sostenere un po' più queste iniziative nelle varie discipline eh. Eh, vedo anche loro la, la Fisi non ha voluto la squadra quest'anno voglio dire eh, sono, abbiamo detentori della Coppa del Mondo quest'anno non c'è la squadra della federazione ecco quindi si muovono con i propri corpi che tanto Italia da qualche parte sulla classifica lo mettono e quindi è comunque un italiano che vince cioè mh, ci sono un po' di mancanze che però vabbè, speriamo... Nel futuro, insomma, tutto parte dal fatto che inutile nasconderci: nonostante ultimamente abbia conosciuto una grande popolarità, grazie ai media nazionali, internazionali, perché eh, su, sulle televisioni importanti c'è abbastanza, insomma, la fan vedere abbastanza. Tutto questo, nonostante appunto ci sia, eh, ci sia tutto questo, è considerato ancora uno sport povero, insomma, dove effettivamente solo i primi 4 o 5 del mondo possono tirare fuori dei bei soldini, tutti gli altri sono lì a far fatica e basta, perlomeno così mi pare, eh, così mi pare di aver sì, capito sì, sì, questo... nel panorama di questo sport. Ne parliamo ancora fra poco, parleremo anche, hai parlato del detentore del campione del mondo di Sergio, Sergio Bonaldi, che tra l'altro stasera doveva essere qui e invece ahimè... Eh, tamponamento niente di più però non gli ha permesso di essere qui e eh, ci dispiace un po' per questo però ci hanno assicurato che non si è, sì. è fatto nulla e questo è importante. La linea e regia, la pubblicità, poi ne parleremo ancora, state lì. E rieccoci, rieccoci in diretta per questa seconda parte con i nostri ospiti, eh, con eh, Fabio eh, Santus e con Manfri che eh, ci hanno raccontato, Fabio Santus ha raccontato questo inizio di stagione e eh, Manfri invece ci ha parlato di quello che sarà il futuro, ahimè, dobbiamo dire così breve, del Fans Club. Questo Fans Club, eh, e qui eh, mi rivolgo a Fabio, eh, che sicuramente voi che eravate già e eh, comunque impegnati nelle vostre gare con la eh, testa concentrata... Eh, però sapere che c'è qualcuno che ti è così vicino, eccetera, vi ha, vi ha sempre aiutato un pochettino. Beh, sicuramente questi 12 anni ci hanno sempre sostenuto, <ride> anche se noi eravamo concentrati nelle gare, comunque il, anche solo la loro presenza e il loro incitamento a bordo pista era un, un qualcosa in più che ci spingeva <ride> sulle salite, era un aiuto in un momento magari di difficoltà che ci aiutava a tenere magari duro in, quel, in quell'attimo. E quindi un forte ringraziamento a loro che ci hanno sempre diciamo, aiutato. E siamo, ti dirò, siamo stati anche molto invidiati da, da molti altri, anche più titolati di noi. E sempre ci dicevano: cavolo il vostro fan club c'è sempre, sempre presente. Ci dicevano proprio col cuore, sentivi proprio il loro. C'è il loro stupore nel vedere i nostri amici sempre al nostro fianco. Non è stato un gruppo di, solo di, per, di, 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 di appassionati, di tifosi, ma soprattutto si è creato questo rapporto, questo avete contribuito voi, dicevamo prima, con i risultati, ma eh, certamente loro hanno dato del... Del loro, chi partecipava, chi riusciva a venire, anche trasferte impegnative, perché non è che venivano soltanto qua, andavano soltanto qua in Italia, perché so che sono stati sì, sì, esatto, in diverse sì. parti del mondo, anche loro. Anche no? trasferte in aereo, trasferte diciamo con numerose ore di, 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 di pullman di auto. Loro c'erano sempre e niente un plauso a loro e un grazie di cuore per questi anni ti insieme. mancherà ti mancherà un pochettino il fans club che organizzava le serate le organizzava le castagnate come abbiamo visto anche nelle fotografie insomma animava quella che era anche eh, diciamo così la parte la parte goliardica eh, del, del vostro sport ma sì, sicuramente mancheranno mancheranno diciamo anche questa figura diciamo, all'interno del paese perché era comunque un'occasione per, per ritrovarsi e per, per far vivere alla comunità, al paese di Roma in questo, in questo caso, una giornata, due giornate, più giornate all'interno dell'anno dell di, di festa, di, di aggregazione. Allora adesso parliamo eh, di come e eh, eh, a parte le tue speranze che mi hai detto sono veramente poche. Per Soci, tra l'altro, vorrei che tu spendessi due parole, perché eh, sembra che ci sia una grande preoccupazione per questi giochi olimpici no? a livello... Sì, c'è un po' questo boicottaggio e anche le ultime notizie davano la settimana passata un ritrovamento di una macchina con cinque cadaveri a bordo, quindi diciamo delle, delle Olimpiadi un po, così, un po' in allarme, c'è un allarme un po' in generale. Eh, questo boh, dato magari dalla politica de del paese o dai paesi circostanti, e quindi diciamo saranno un po' delle olimpiadi un po' eh, blind blindate, magari quindi niente un occhio di riguardo a questo e speriamo non, non succeda logicamente certo, niente. Non vorrei mai che succedesse no. quello che è successo a Mosca nel 1980, mm -hmm. quando è vero, i giochi si sono svolti lo stesso, però sono state mezze olimpiadi perché. Qualche uno per via della guerra fredda ha boicottato, ha fatto e adesso per altre probabilmente, io non, non so, non è che seguo come tutti voi, insomma però per altri motivi che comunque sono esuli da quello che è l'aspetto la, sportivo, sono motivi politici magari viene, speriamo speriamo che non succeda assolutamente nulla, perciò una preoccupazione anche eh, sotto questo aspetto. Sei stato a Sochi, hai gareggiato? Io, a Sochi posto? in particolare? No, ho gareggiato... Uh, Mosca, San Pietroburgo, Ribisch e così sì però a Sochi non, non ci sono mai stato ma hanno parlato di una località diciamo un po' al, al di fuori della, 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 diciamo, della zona vissuta in un posto un po' sperduto ma molto bello dove è stato diciamo, tutto tirato a lucido per queste Olimpiadi anche un'organizzazione diciamo L'organizzazione ha fatto grandi cose per preparare al meglio queste Olimpiadi, quindi saranno sicuramente delle, delle buone Olimpiadi. Come dicevamo, speriamo non, non, non succeda niente e si, si svolga tutto in modo regolare. E forse succeda qualcosina per quanto esatto. riguarda gli italiani che riescano a livello sportivo, esatto. a, livello sportivo tutto, a farsi valere, perché io ho visto gran bene questo ragazzo, anche la V è ricca che tra l'altro eh, mi è venuto in mente subito il commercialista che è qui vicino alla nostra, alla nostra eh, sede eh, sono cugini? Ah, ecco, sono cugini, Daniele Vuerich, Vueric. io l'ho sempre chiamato Vuerich e invece poi ho sentito che i commentatori quelli importanti eh, la chiamavano, eh, chiamavano Vuerich eh, perciò con la CH finale Complimenti anche a Daniele, non so che quanti, quanti diciamo così, meriti possa avere, però sei cugina, <ride> comunque, è, bra comunque è brava questa ragazza perché <ride> mi sembra molto, molto tosta. Sì dire. è giovane, è brava, ha ancora tempo per crescere, quindi adesso è tutta, tutta, tutta esperienza ma diciamo si sta quest'anno si sta già difendendo la grande quindi può solo che, che crescere. certo parliamo di sì. te eh, dopo le Olimpiadi sì. mi hai detto che ci sono prima delle Olimpiadi adesso domenica un appuntamento importantissimo sì e esatto. poi? abbiamo una gara domenica Allianz sempre per quanto riguarda la Coppa del Mondo di lunga distanza una gara a skating quindi hanno italiani più congeniale dopodiché avremo la marcia lunga questa un po' meno congeniale sarà Diciamo, vedre, vedremo vincitori norvegesi o svedesi, norvegesi molto probabilmente o svedesi, eh, dopodiché abbiamo eh, una gara in America, eh, l'American la Birkebeiner, Birkebeiner, abbiamo la Transjuration in Francia, abbiamo in Polonia un'altra gara in classico e eh, l'Engadina per finire. diciamo... Tutte le, il circuito delle Insomma, delle ti umidistane. aspettano due mesi e mezzo di fuoco. Eh, sì, adesso andare avanti, sì, ce n'è quasi uno. Fino ogni, alla settimana. fine di, di marzo? Fine marzo, sì. Fine marzo. marzo. Mm. Cerciò, quante speranze hai? Perché prima hai detto, curo di più le Gran Fondo rispetto alla Coppa del Mondo. Sì, eh, io mi sono preparato anche quest'estate appunto per queste Gran Fondo, a differenza dell'anno scorso dove diciamo ho sofferto un po' di più. Non fisicamente ma quasi di testa la, per quanto riguarda la preparazione, quest'anno ero diciamo, un po' più convinto di testa ma avevo un po' più acciacchi fisici, però mi sono allenato ugualmente tanto e quindi spero di far bene, insomma io ce la metterò tutta. Certo, eh, mi viene guardandoti e vedendoti eh, come ho, ho avuto modo di fare poco tempo fa, non mi ricordo eh, dove ci siamo incontrati, che eri in compagnia di tuo figlio giusto? Sì. Ecco, eh, tu hai quanti figli? Tre. Tre, Tutti? no, c'è anche una Femminuccia, mi ricordo? Sì, parli. Giada, Filippo e Tommaso. Ecco, la prima era una Femminuccia, mi ricordavo bene. Perciò eh, sia Giada sia Filippo sia Tommaso eh, cominciano a dirti papi vorrei fare il tuo sport. E poi si avvicinano e lo vogliono fare in maniera come l'hai fatto tu alla luce della tua esperienza di quello che hai passato di quello che ti ha dato questo sport di quello che ti ha fatto anche soffrire perché ne ho male lo dobbiamo dire ancora adesso lo stai dicendo 3, 4, 5, 6 mesi sei lontano da casa insomma perciò anche sì. se vieni a casa abbastanza spesso però eh, o per i raduni quando appunto facevi parte della nazionale eccetera eccetera ogni tanto a casa non insomma, non è che esatto fino a 4 anni fa 5 anni fa quando ero Diciamo in squadra che faceva le gare Coppa del Mondo ero a casa proprio molto ma molto poco, già d'estate eri una settimana via e una casa d'inverno eri praticamente sempre via. Quindi mh, diciamo eh, forse è stato questo che mi ha portato cinque anni fa più che altro a, fare, a farmi cambiare un po' di direzione, a puntare un po' su queste lunghe distanze, un po' perché diciamo anche un po' stanco del, dell'ambiente, ho preferito le lunghe distanze perché ero più tempo a casa. E, e riuscivo anche a divertirmi di più e riuscendo a divertirmi di più riuscivo ad andare anche molto di più eh, fisicamente, magari più, più, convinzione so, più convenzione più, diciamo, prendevo la cosa un po', un po' più semplice, veniva tutto un po' più facile quindi anche le prestazioni diciamo, diciamo, miglioravano Ritorniamo a noi, i tuoi figlioli che ti dicono papà vorrei fare e seguire quello che hai fatto tu ...concediamogli, ma credo che il DNA non sia un caso... ...che eh, avranno certamente i numeri, mi auguro che sia così per farlo... Massimo. ...come eh, li lasceresti fare, li consiglieresti? O... Ma se sì, due, quelli più grandi, corrono, stanno già gareggiando con lo sci club... ...quindi, niente, io li ho portati, ti dico la verità, poche volte sugli sci sono... ...ho seguito un po' i ragazzi dello sci club d'estate, qualche corso assieme in palestra... A fare esercizi e così, eh, però, niente io, a me l'importante è la cosa che dico io: è che facciano, facciano qualcosa. Un eh, qualunque sport eh, va bene, un, un impegno che diciamo un qualcosa che tenga impegnato i ragazzi è un, un obiettivo che ogni genitore deve, deve, certo. deve porsi per dare anche uno stimolo a questi ragazzi, non lasciarli, non dico tutto il giorno avanti una televisione piuttosto che. Tutto il giorno in piazza al bar con un bicchiere in mano. Ma qualcosa bisogna, bisogna dare a questi ragazzi e farli impegnare eh, in, un, in una cosa che magari anche dopo gli piace veramente, diciamo, è il massimo in senso generale eh, quanto ti ha dato questo sport questo tuo sport senso generale per quanto riguarda il sacrificio che tu hai dato, la sofferenza eh, perché eh, la preparazione, la lontananza da casa e le soddisfazioni che ti ha dato dove e come lo metteresti in percentuale ma ha, mi ha dato tanto ma ti dico mi ha, mi ha tolto anche tanto perché se mettiamo un po' tutto sulla bilancia diciamo la bilancia diciamo si è un po' equilibrata eh eh, le cose diciamo, mh, più negative che sono state, magari che impegnandoci al 100%, perché dopo una volta che cominci questo sport in, in maniera agonistica, cioè con la testa, c'è la scuola, che anche quello è un obiettivo. Prima di finisci la scuola, comunque c'è anche lo sport, quindi si è impegnato allo stesso momento nella scuola e nello sport. E tutta la giornata si, si, si svolge praticamente con questi due obiettivi. Quindi, diciamo, un po' della tua vita, della tua gioventù diciamo, ti viene a mancare. Riesci diciamo, a sopperire un po' in questo magari quando sei via, che allora magari dici: mi prendo quell'attimo di svago, o quella scappatella una volta ogni tanto, scappo dagli allenatori, vado al bar a bermi qualcosa o, o vado in discoteca o vado a divertirmi, ci stava. E queste sono diciamo, le cose che ti tolgono magari qualcosa della tua giovinezza, però come ti dicevo prima, magari così facendo, mi hanno tenuto lontano da, da altre cose. Da che altri pensieri, essere. e ti esatto. ha dato anche qualcosa, lo dobbiamo dire. Mi perché... ha dato anche molto, perché hanno, cioè, prima cosa ha fatto un lavoro che comunque mi piaceva, e quindi mi ha dato tanto, nel senso anche che ho potuto vedere posti del mondo, che altrimenti con un altro, un altro lavoro non avrei potuto non avrei potuto vedere quindi questo è, è una delle cose che mi ha dato di più è aver visto molti posti al mondo e quindi viaggiare Allora a questo punto eh, facciamo così spostiamo la data fra 4-5 <coughs> anni quando deciderai di mettere gli sci, non dico in soffitta perché sicuramente non li metterai però deciderai di prendere, di fare il passo che ha fatto Renato che mi pare abbia qualche anno più di te giusto? No, un anno in meno prima, ah, Un anno in meno, però lui l'ha fatta prima l'ha decisa, un anno in meno e fare il passo che ha fatto Renato di dire ok io quello che ho fatto ho fatto adesso eh, vado avanti con il mio lavoro tu sarai un carabiniere a tutti gli effetti come lo sei già però eh, potrai comunque fare eh, ancora allenarti eccetera, tenerti in forma magari con lo sci club come sta facendo eh, Renato eh, però eh, chiaramente portando il tutto questo il tutto questo a, fra sei mesi o quando deciderai di smettere, facciamo sei anni. Sei pronto anche psicologicamente a dire: insomma, bene o male, devo chiudere e rassegnarmi, che non posso sì, ma gareggiare viene, in eterno sì. a certi livelli? Questo viene anche abbastanza automatico per, perché ti rendi conto che ogni anno che passa diciamo fai più fatica, non è che. Che, che, che diventi giovane, effettivamente, gli allenamenti, le ore di allenamento li senti, non hai più il recupero che avevi quando eri più giovane, e quindi automaticamente sei, sei diciamo, più stanco e quindi non riesci più a allenarti bene e tanto come facevi una volta, e quindi devi diciamo, giocarti le tue carte in modo differente, ti alleni un po' meno, magari una qualità, con una qualità maggiore. Quindi devi. È un po' l'esperienza diciamo, che viene a giocare. In questo, in questo momento. E, però sono, sono preparato perché dopo anche il fisico comincia ad avere i primi acciacchi e quindi eh, non vedi l'ora che ti passi il dolorino per fare l'allenamento specifico o la gara. E quindi a un certo punto è ora di smettere. Bisogna trarre allora. le conseguenze sì. e essere pronto a fare il carabiniere a tutti gli effetti. Eh, vor... quello non ancora. <ride> Anche perché, quali sono le prospettive? Restare nell'ambiente è difficile. Ma restare nell'ambiente. Il problema al giorno d'oggi è che ci sono, soprattutto, problemi per i ragazzini: pochi arruolamenti. Questo è forse il problema più grosso. E già come allenatori, noi. Ce ne sono parecchi all'interno dei carabinieri, quindi anche lì diciamo che non sono sicuro che ci sarebbe un posto come allenatore, o, diciamo, per restare all'interno nell'ambiente. E, e quindi l'opzione sarebbe quella di fare, di fare diciamo, il carabiniere. Male che mi vada, comunque verrei qua a Clusone o Ardese. Qui vicino eh, perché voi vicino, avete queste quello, agevolazioni, quello, giusto? Quello sì. Mi piacerebbe anche restare nell'ambiente o seguire i ragazzini. E adesso vediamo un, po', vediamo un po'. Va bene, prima cosa vediamo cosa fai eh, nei prossimi due mesi, due mesi e mezzo, perché se c'è il botto magari rimandi il tutto, visto che eh, il fisico è ancora dalla tua parte. Siamo quasi in conclusione di questa bella chiacchierata, bellissima peraltro, dove ci sarebbero ancora mille cose da chiedere, perché questi sono ragazzi che, eh, l'ha detto prima lui, insomma, hanno... Eh, diviso la loro vita eh, fra il sacrificio e il girare il mondo. Il sacrificio, la fatica perché eh, la fatica è quella del giorno di allenamento quotidiano, quella della gara, eccetera, e il girare il mondo insomma fatta di spostamenti, di viaggi, di adattamenti a mangiare quello che, che ti danno da mangiare in altri posti dove non sempre puoi dire mangi una bella bistecca perché non sempre c'è. E non è che si è parlato di sei mesi, si parla di 10-12 anni a questi livelli, perciò il sacrificio è doppio. Eh, Manfri, eh, abbiamo già detto che il fans club chiuderà comunque i battenti. Ci auguriamo che possa nascere una stella, due stelle, tre stelle prossimamente che tutto possa continuare. Eh, che cosa metti di più importante in questi 12 anni sulla tua bilancia di quello che avete fatto? Ma, eh, tantissime soddisfazioni. Eh, L'opportunità che il gruppo di amici di Gromo ha dato di, di fare il presidente diciamo, di questo fans club. E approfitto proprio per ringraziare tutto il direttivo. Sono 12 ragazzi de dell'età di Fabio e di Renato che quindi mi hanno richiamato al paesello, diciamo, io abitando a Parre, quindi sono tornato su a promuovere questa, questa nuova iniziativa. Già eh, seguivo la Coppa del Mondo con un altro gruppo, per cui seguirla eh, a fianco dei miei paesani, quindi di, di Fabio, di Renato e così è stata proprio la, la ciliegina sulla torta. Eh, ci siamo divertiti tantissimo, tante bellissime trasferte, quindi vabbè, a malincuore si chiude. Però i due atleti rimangono ancora nel eh beh, paese, certo, nelle comunità. Eh. Certamente, quindi la, la risorsa... rimane, del fans club, rimane non, viva. Non del resto, il resto resta. Ho visto che è un Gagliardetto, ti pregherei sì. di mostrarlo perché eh, tra le altre cose eh, è un po', diciamo anche con quel grazie che eh, vuoi dare, con questo, fallo pure vedere questo, sì, Lorenzo, ga ecco, questo, questo lo, Gagliardetto. L'ho appunto portato perché come dicevo nelle nostre eh, tappe eh, che facciamo lungo questa ultima stagione, c'è anche la visita preziosissima Antenna 2 io volevo ringraziare l'emittente Antenna 2 voglio ringraziare te Lorenzo certo. sempre presente, ci sei ma... venuto a trovare ad ogni manifestazione ma credo che sei continuerà comunque qui. il rapporto con... il rapporto continuerà come no, e questo però è un omaggio che voglio lasciare a te A allora questo lo diamo, lo diamo grazie nostri... Socio ai nostri redattori eh, e che... anche una coperta benissimo anche questa quando quella... fai le tue dirette al calcio su quelle gradinate fredde <ride> la metti sulle ginocchia <ride> o anche sotto il sedere vedrai che, che ti riscalda eh. benissimo questo è il gentile pensiero il Gagliardetto resta qui in bella vista in televisione in modo che tutti lo possano vedere e soprattutto possano rivivere la storia di questi 12 anni intensi del fans club eh, Pasini eh, Renato Pasini Fabio Santus. Eh, che dire, mi dispiacerà un po' anche perché quando venivo e eh, parlavo, venivo perché c'era una vostra festa, c'era anche sempre Rino Pasini con il quale poi mitico, eh, il mitico Rino <ride> con il quale poi si andava a bere sempre quella bottiglietta in più che certe volte guastava perché diventavano magari due. Però ci può stare, insomma. Questo sport ti invoglia, ti porta anche a fare questo. E se io ricordo esattamente la prima volta che ho avuto un contatto con qualche del vostro fans club, esattamente Antonio Mostabilini, Antonio, sì? e eh, mi ricordo: mi ha detto, eh, bevi un bicchiere di vin brûlé e un pezzo di grana, altrimenti se non lo bevi non ti guardiamo più. Sono stato obbligato. <ride> io non avevo mai preso il vin brûlé a bere il bicchiere di vin brûlé. Questa è la dimostrazione che questo sport, al di là questo eh, sport, ma soprattutto questa compagnia, al di là di quello che ha potuto dare, ha raggruppato un numero incredibile di amici, con tutte le soddisfazioni di conseguenza. Eh, Vedremo di parlare ancora, indipendentemente magari verso la fine stagione per qualche decisione che andrai a prendere. Mi farebbe piacere riaverti qui, così come magari mi farà piacere avere anche Sergio Bonaldi che non, non ne abbiamo parlato ma che eh, doveva essere presente anche lui. Gli auguriamo di eh, rimettersi in sesto anche se si è fatto poco o niente per questo eh, piccolo incidente. Grazie Fabio Santus, grazie, grazie Manfri per grazie, eh, la gentilezza. Eh, con la quale anche questa sera sei venuto e hai portato assieme a te Fabio. Eh, cosa posso dire? Domenica Alienz è un bel piazzamento per dire e per dimostrare a tutti che a 38 anni si può ancora fare qualcosa di buono. Vabbè, Anzi, vediamo. si deve, assolutamente. Grazie ancora, ci fermiamo alla pubblicità e poi cambiamo gli ospiti e andremo a parlare e a conoscere questo gruppo dei Cavalieri Prealpini. State lì.